sull'ordine dei lavori. Beh, io voglio tornare su quanto rappresentato, perché quanto è accaduto poc'anzi, a mio avviso, è un fatto davvero grave, per due ragioni. Intanto perché l'Aula non ha prestato attenzione ad alcune considerazioni che sono veritiere, perché mi pare che sia noto a tutti che ci sia un accanimento e ci sia una censura, che poi mi spiace che abbia dovuto coinvolgere anche il Presidente Oliviero, ma chiudere il microfono ad un collega non è l'atteggiamento più adatto. Mi faccia terminare. Sa perché? Perché aprire un tema di dibattito in un'aula in cui siamo tutti democraticamente eletti a me non pare così grave o pericoloso. Il problema è che la nostra assemblea in queste settimane è stata di fatto presa in ostaggio dalla giunta regionale, e qui io non ho sentito una voce levarsi, e non è una novità di questo mese, è una caratteristica dell'intera legislatura. Io ricordo che al primo consiglio regionale presi la parola, fui forse uno dei pochi a muovere una critica già il primo giorno all'atteggiamento del presidente De Luca, e chiesi ai colleghi un impegno da parte di tutti per riacquisire centralità. Sono passati quasi due anni, non solo non abbiamo acquisito centralità, ma abbiamo perso dignità, perché il Consiglio regionale, nel rapporto con la Giunta regionale, oggi è del tutto subordinato. Lo abbiamo visto nei tre consigli rinviati su un provvedimento che non stava bene alla Giunta e che la Giunta ha rivisto, lo abbiamo visto, mi spiace, collega Laia, anche nella convocazione della Commissione Sanità e Agricoltura, caro collega Borrelli, qui nessuno di noi può ergersi a censore. Io ho partecipato ad una commissione congiunta Sanità-Agricoltura in cui è accaduto che non abbiamo potuto prendere in esame un provvedimento perché evidentemente la giunta regionale è palesemente contraria a che il consiglio regionale se ne occupi. E allora la questione che pone il collega Severino Nappi è giusta, e ditemi voi se non è vero che al collega Nappi è stato impedito di essere votato come presidente di commissione prima e addirittura segretario della prima commissione poi. È verissimo, perché, e me lo dite voi, me lo riferite voi colleghi, perché De Luca non vuole, e allora non c'è in alcun modo autonomia e centralità da parte del Consiglio. Allora io vi invito a partecipare al dibattito, perché stare in silenzio? Il Presidente è andato via e ha sbagliato ad andare via, dovrebbe alzarsi e controbattere e spiegare i motivi di un tale atteggiamento, ma è sbagliato anche il vostro silenzio, è un silenzio colpevole. Perché? Perché nonostante siamo tutti rappresentanti votati dai cittadini e autonomi in termini di pensiero ma anche di approccio politico, nessuno riesce ad esprimere una posizione che in qualche modo possa dare l'impressione di disturbare il manovratore, e questo, consentitemi di dirlo ragazzi, è veramente grave. E allora la questione posta al collega Nappi è una questione giusta, e io vorrei che aprissimo un dibattito, Presidente, su questo, perché noi stiamo pagando un prezzo troppo alto rispetto alla subordinazione del Consiglio regionale alla Giunta regionale, che su tante questioni non dà risposte. Io prima vedevo l'assessore 5, beh, mi verrebbe tanto da chiedergli, richiesta che ho fatto tante settimane fa e tanti mesi fa, cosa ne è dei tetti di spesa mensili, cioè qual è la soluzione ad un approccio metodologico e di governo sbagliata. Ma qui non si discute di nulla, al punto che anche la minima garanzia di democrazia viene negata. E allora mi spiace che il Presidente Oliviero abbia spento il microfono al collega Nappi, che stava ponendo una questione giusta, e invito tutti i colleghi consiglieri regionali ad avere un sussulto di dignità, perché qui non soltanto, e lo ripeto, abbiamo perso centralità, ma abbiamo anche addirittura, ahimè, perso dignità. Quindi mi auguro che il dibattito si apra e che qualcuno di voi almeno si alzi e dica una parola rispetto ad una questione che secondo me sarà la tomba di questo Consiglio regionale. Grazie.